velocizzare l'attuazione degli interventi programmati nell'ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione Sociale 2007-2013, rafforzando la governance del territorio. Con questo obiettivo la Giunta regionale ha approvato lo schema integrativo all'accordo di programma quadro, azioni di sistema e studi di fattibilità siglato tra la Regione e il Ministero allo Sviluppo Economico. Con il provvedimento 6.200.000 euro derivanti dal programma operativo Fondo Aree Sottosviluppate sono destinati alla Basilicata, poi riprogrammati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Le risorse finanziarie saranno utilizzate dalla Regione per il potenziamento del sistema infrastrutturale regionale, per il sostegno alle attività dell'Università Lucana, per il completamento delle opere di bonifica sul territorio e per la realizzazione dei piani di sviluppo a favore delle città di Potenza e di Matera. Fino a giovedì 31 ottobre 2013 è possibile partecipare all'avviso pubblico indetto dal Dipartimento Formazione della Regione che finanzia progetti di formazione continua rivolti a datori di lavoro e dipendenti nell'ambito del programma operativo regionale FSE Basilicata 2007-2013. Stanziati circa 2 milioni di euro per il bando, pubblicato sul BUR numero 37 del 4 ottobre 2013, che punta alla riorganizzazione del settore automotive della Basilicata. L'avviso pubblico eroga contributi fino ad un massimo di 144.000 euro per ogni progetto formativo sviluppato da imprese lucane operanti nel settore automotive. Previste lezioni in aula e attività di laboratorio, periodi di stage in enti di ricerca, università e scuole. Gli aiuti economici possono essere incrementati se sono destinati a lavoratori svantaggiati e alle medie imprese. Le domande devono essere inoltrate all'Ufficio Formazione Continua del Dipartimento Formazione. Ha preso il via da Marcogna la campagna di presentazione e discussione con gli operatori regionali della filiera cinematografica del bando alla crisi, il bando della Regione Basilicata di circa 2 milioni di euro pubblicato lo scorso agosto, con cui si intendono finanziare grandi produzioni e creatività locale per la realizzazione di opere cinematografiche. Il bando prevede la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione cinematografica per la realizzazione di lungometraggi e cortometraggi di interesse regionale. Il provvedimento mette in campo 2 milioni di euro per attirare l'attenzione di quell'industria dell'immagine che rappresenta una straordinaria opportunità di promozione territoriale della Basilicata. Molti gli addetti ai lavori e i potenziali nuovi start-upper che hanno partecipato a Marcogna e alimentato il dibattito su questioni meritocratiche e metodologiche in un clima molto positivo e costruttivo. L'azienda regionale per il diritto allo studio universitario ha pubblicato sul sito www.ardsubbasilicata.it le graduatorie relative al bando per i posti alloggio relativi all'anno accademico 2013-2014. L'assegnazione avverrà martedì 22 ottobre 2013 dalle 9 alle 16 durante un incontro con gli studenti risultati idonei e che frequentano le strutture universitarie di Potenza che si terrà nella sede dell'Ardusu situata nel polo scientifico dell'Università della Basilicata. Gli idonei dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento con copia di un assegno circolare da intestare all'Ardusu come cauzione di 150 euro per i nuovi assegnatari e di 40 euro per gli studenti già beneficiari in passato. Le istanze di ricorso motivato, si legge in una nota dell'Ardusu, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata entro il 21 ottobre 2013 alle mail protocollo@pec.ardusubasilicata.it. La storia di Michele Traverso è simile a quella di tanti lucani che intorno agli anni 50 hanno lasciato la propria terra di origine in cerca di un destino migliore. Alcuni di loro sono tornati in Basilicata in occasione dell'iniziativa Giornate dei Migranti Lucani. Traverso parte da Barile appena sedicenne alla volta dell'Argentina. Si stabilisce con la famiglia a Buenos Aires, dove ben presto impara a svolgere diversi lavori. Nonostante la lontananza e le difficoltà, l'affetto e la nostalgia nei confronti della sua terra sono rimasti immutati, senza tuttavia l'importanza
limitare la sua capacità di integrazione e il suo desiderio di contribuire al bene della famiglia, guardando con speranza e coraggio al futuro. Le esperienze, dicono lì in Argentina, è un oggetto che la vita mi dà, l'esperienza, quando già non ho capelli. Sempre andare avanti, sempre andare avanti, trattare di essere del meglio, domani dobbiamo essere meglio di oggi. Quello che è accaduto oggi dobbiamo prendere come un'esperienza, se c'è stato qualche sbaglio domani non lo rifaremo, e questo bisogna tenere sempre in conto. Credo che questa sia la forma di andare avanti. La storia di Mirta Paolina Calcagno è la storia di tanti italiani lucani che hanno lasciato la terra di origine e sono emigrati all'estero. Nella giornata dei lucani e migranti promossa dalla Commissione regionale dei lucani all'estero, Mirta Calcagno ha raccontato la sua esperienza. Il padre era originario di Laurea Superiore e, come tanti, contagiato dalla voglia di progredire, di farsi un futuro, approda in Argentina insieme al nonno di Mirta, che però non aveva mai abbandonato il desiderio di ritornare in Italia, desiderio che non si è mai potuto avverare. Mirta in questi anni insieme al fratello ha costituito il Circolo dei Lucani a Mendoza, una piccola associazione che conta poco più di 50 iscritti e che è fortemente impegnata nel promuovere e affermare la cultura lucana all'estero. Un legame con l'Italia che Mirta non ha mai voluto recidere, lo testimonia il suo lavoro nella scuola italiana Dante Alighieri, dove in tutti i modi trasferisce ai suoi alunni la passione per la sua terra, passione che ha risvegliato proprio durante la visita in Basilicata. Tra Lombardia e Svizzera, la storia di Francesco Blumetti nelle giornate dei Lucani Emigranti promosse da Commissione dei Lucani all'estero e Ufficio Internazionalizzazione. Nel 67 sale sul treno che lo porta a Milano sulle orme di papà Rocco, partito nel 61. Fu la prima volta che presi il treno e il mare, che non l'avevo mai visto, e quindi tutta la notte affacciata al finestrino a vedere tutti questi paesi che percorsi dal treno da Taranto a Milano. In quegli anni lì eravamo meridionali, non eravamo italiani, quindi le prime difficoltà le abbiamo constatato quando non ci affittavano la casa, e poi frequentando l'oratorio i primi anni non sono stati molto belli, perché ero non il meridionale, però ti guardavano con un certo distacco. A fine anni 90 segue la moglie svizzera a Berna, entra in contatto con l'associazione dei Lucani, ne diventa segretario dal 2001 al 2006, promuovendo proiezioni e manifestazioni. I lucani si recheranno alle urne il 17 e 18 novembre prossimi per eleggere il nuovo governatore e i consiglieri che andranno a comporre il nuovo consiglio regionale. A stabilirlo il TAR di Basilicata, che ha respinto il ricorso presentato da due cittadini a cui si sono accodati 8 consiglieri regionali: Francesco Mollica, Alfonso Ernesto Navazio, Antonio Autilio, Alessandro Singetta, Gatino Mancusi, Franco Mattia, Nicola Pagliuca, Rocco Vita, Vito Gaudiano e Paolo Castelluccio. I motivi alla base del ricorso: il mancato impulso del Ministero dell'Interno sull'individuazione della data delle consultazioni e un'erronea interpretazione rispetto al numero dei consiglieri da eleggere. Ricorsi che il TAR ha definito invondati, in quanto l'ordinamento giuridico per quanto riguarda la data delle elezioni non stabilisce nessun atto formale del Ministero dell'Interno e, in riferimento al numero dei consiglieri dopo l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, quest'ultimo non riveste nemmeno per un secondo la carica di consigliere regionale, perché viene eletto direttamente dal popolo alla carica di presidente della regione.